E benvenuti ragazzi, benvenuti! Benvenuti in Kiwi! Benvenuti in questa nuovissima rubrica di Storie Incredibili, parte 2! Oh, belli ragazzi, belli! Allora, iniziamo subito, ma prima di iniziare ragazzi, come al solito, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, commentare, attivare la campanella, mettere like, tutte queste cose qua che facciamo sempre, che dovreste fare sempre. Vabbè ragazzi, mi raccomando, fatelo che mi servono un po' di iscritti. Vabbè, e quindi oggi iniziamo questa nuova rubrica parlando di una certa persona. In particolare parliamo di Kevin Cottam. Oh, chi è sto bel ragazzo Kevin Cottam che vediamo così, con i capelloni, con la tunica nera? Kevin Cottam, iniziamo dal principio ragazzi, perché Kevin Cottam nasce a Rhyl nel Regno Unito e inizialmente era un buddista zen. Però a una certa si era stancato de fa sempre la solita vita di buddisti zen con tutte e restrizioni che avevano, si era stanca, si era stufato. Quindi che fece? Andò su internet e cercò alcune religioni, che diceva, voleva, disse, oggi cambio religione, così si è svegliato, cioè, oggi cambio religione, meso rotterca. E quindi che facciamo? Andiamo a cercare qualche religione nuova da poter seguire, qualche nuova cosa strana. E quindi che succede? Andò su internet, cercò e trovò The Jedi, che credo si pronuncia così, che è un'antica religione ispirata all'antico Egitto, The Jedi, che a cui poi è ispirata la saga di Star Wars. Quindi che fece? Scoprì sta cosa qua, scoprì questa The Jedi e disse, ma sai com'è? Fammi provare. E infatti lo jediismo si basa su tre principi fondamentali, che sarebbero conoscenza, saggezza e compassione. Infatti i Jedi credono che tutto sia governato dal principio di creazione della forza. Ma diversamente dai Jedi e dai Sith, Cottam, che è lui quello che è il nostro protagonista, non crede che la forza possa essere buona o cattiva. E infatti lui si definisce uno Jedi grigio. E infatti Cottam per questa religione ha smesso di lavorare come cuoco, che prima era un cuoco bello conosciuto nella zona dove viveva, e niente, ha smesso di fare il cuoco e quindi ora vive sempre a Rhyl, che sarebbe un paese vicino Liverpool, e quindi ora si dedica completamente a cucire manualmente tutti i suoi vestiti. Cioè lui si veste sempre da Jedi, come abbiamo visto poco fa, come stiamo vedendo adesso, si veste da Jedi tutti i giorni, e quindi è entrato anche nella cerchia dei cosplayer, ok? Solo che per lui, per Kevin Cottam, non è tanto un cosplayer, perché i cosplayer si vestono da personaggi che gli piace. Cottam invece, cioè lui è proprio così, capito? Cioè se tu gli dici a Cottam travestiti, lui si mette jeans e maglietta, perché per lui è il travestimento è il contrario, cioè vabbè, abbiamo capito insomma. E quindi lui si veste solo così e ultimamente sta andando in giro per la città, quando va a fare i fatti sua, con una spada laser, perché veniva sempre fermato dai ragazzini che dicevano, ma vai una foto, ci facciamo una foto, c'è una spada laser, e lui non c'aveva spada laser, perché spada laser non esiste e quindi non ce l'ha, però ho detto vabbè, siccome i bambini erano rimasti delusi che non c'aveva spada laser, me più sta spada laser e gli famo contenti sti ragazzini. E quindi lui va in giro con sta spada laser che vi chiede una foto e se fa una foto insieme. E è stato anche lasciato ultimamente, quando ha iniziato sta nuova religione, sto nuovo credo, è stato anche lasciato dalla sua ragazza perché si vergognava a stare insieme a lui. Strano, molto strano, però così succede. Dovrà trovare un'altra Lady Jedi, si dice così? Non lo so.
e scrivetelo nei commenti se vabbè. Però anche i suoi amici, cosa questo vi fa pensare? Perché anche i suoi amici lo vedono come una persona strana, particolare, e va in giro vestito da Jedi, perché poi lui è uno Jedi, e lui si sente Jedi, è uno Jedi, e gli crea un po' di imbarazzo, però loro sono rimasti, e quindi questa cosa vi fa pensare un po'. Vabbè, e le parole di Kottam, testuali parole, in una recente intervista che ha fatto lì al paese suo, diciamo, ha detto ufficialmente, testualmente, che ho 45 anni e ho accettato il fatto che probabilmente resterò single per tutta la vita, ma mi rifiuto di cambiare quello che sono. Se trovassi qualcuna felice di vivere con me, non proverei a convertirla al jedismo. La decisione dovrebbe essere sua, non mia. E quindi ragazzi, con queste sagge parole che solo uno Jedi può dire, perché nel mondo ci sono tante cose molto simili che accadono completamente diversamente, quindi con queste sagge parole di uno Jedi, Lady Jedi fatti avanti, Lady Jedi fatti avanti, ragazzi, lanciamo l'hashtag Lady Jedi fatti avanti. Se qualcuna, anche amante di Star Wars, che gli piace Star Wars, se vuole sentire Jedi, Kevin Kottam è disponibile. Dai, raga, dai. Allora, ragazzi, abbiamo finito questa seconda puntata di Storie Incredibili. È incredibile, sì. Oh, e questo ci vive proprio da Jedi di Star Wars. E quindi, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, mettere like, tutte queste cose qua che fate sempre. Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di Giochi Spam.